Salvatore Puccio, uno dei grandi protagonisti di questo inizio di Giro d'Italia, per te anche la soddisfazione della maglia rosa? Sì, come ho già detto è stato un giorno stupendo, un po' inatteso, ma diciamo che dopo tanti sacrifici è un po', diciamo, un sogno, uno che ti corona tanti sforzi. Per questa seconda parte di Giro d'Italia, a livello personale, hai delle ambizioni? Ma questo è il mio primo giro, spero ancora di continuare così e vediamo di arrivare fino a Brescia. Come sta Wiggins? Wiggins sta benissimo, un po' di sfortuna, ma questo ci sta su una gara di 3 settimane. Emanuele Sella, uno dei protagonisti di queste prime tappe, ti sei messo in mostra, cerchi la vittoria d'etappa. Ma sì, è andata un po'. Ho avuto un po' di sfortuna, ma dai, ci sono altre tappe per provare, ci proveremo. A partire da quella di oggi? A partire di quella di oggi. Tutti per Franco Pellizzotti in chiave classifica? Sì, sì, Franco ancora ci crede molto alla classifica e ci crediamo tutti. Grazie. Mauro Sant'Ambrogio, oggi è una tappa molto difficile che si addice anche alle tue caratteristiche. Ti vedremo tra i protagonisti? Ma è una tappa difficile adatta a me, però arriva dopo la crono di ieri che io sinceramente l'ho fatta tutta. Vedremo strada facendo e se starò bene sicuramente ci proverò. Sta andando bene però questo giro per te? Ma per ora sì, diciamo che il primo ostacolo era ieri e l'ho superato ottimamente. Ora vediamo di passare oggi, poi domani ci prenderemo una giornata di recupero e poi ci penseremo. Obiettivo classifico o puntare a una tappa? L'obiettivo resta sempre quello di vincere una tappa.